Allora, ho scelto questa canzone. Allora, intanto parto dal presupposto che è stata l'unica che ho presentato. E tenevo veramente tanto a portare su quel palco, adesso così tanto tempo ci tenevo perché voglio mostrare a chiunque che siamo tutti uguali, bisogna solo imparare a chiedere aiuto. E dovremmo parlare un po' di più dei nostri problemi, cercare di esternare tutto quello che viviamo, momenti positivi, negativi, dobbiamo imparare a chiedere aiuto. Quindi Supereroi è la canzone cui voglio raccontarvi e raccontare il mio percorso. Che effetto mi fa? Allora, quando l'ho scoperto ero incredulo, scioccato, ci ho messo 2 o 3 giorni per realizzare e sicuramente sono al settimo cielo, credo che sì, è arrivato, forse questo è il momento più giusto perché mi sento più maturo come persona, mi conosco meglio e sicuramente come artista ho migliorato molti aspetti di me, quindi sono veramente felice di essere sul palco di Sanremo quest'anno. Dopo il festival partirò con un tour ad aprile e toccherò un sacco di città e ci sarà sicuramente un album, ci sto lavorando molto. Ma sto cercando di sperimentare. Supereroi sarà un po' un punto di rottura. Cercherò di sperimentare un po' di più, ovviamente raccontando sempre e raccontando quello che ho vissuto. E sarà un anno pieno di notizie attuali, dice Eminem, perché tatuato, sono un super fan. Macklemore, perché mi ha influenzato molto. E a livello musicale mi ha dato l'idea, la luce per compiere il mio cammino, mi ha insegnato molte cose, sia per i temi trattati, sia per il tipo di strumentari. E direi NF, perché è un artista che mi ha influenzato molto, specialmente nel 2020, quando ho composto Petrichor e